Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la giacchina avvitata di mezza stagione che avete intravisto nelle slide e nell'immagine di copertina e vedremo anche come si comporta questo nuovo uncinetto che ho acquistato. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come sempre, a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto consiste in un cotone 100%. Io ho scelto il Liquid di casa Tessiland color crema e lavorerò questo progetto con l'uncinetto numero 3,5. Serviranno poi dei marcapunti, un ago da lana e delle forbici. A questo punto possiamo passare al tutorial. Lavoreremo questo progetto su pannelli e realizzeremo il tutto appunto chevron. Per chi non lo conoscesse, comunque ora vi mostrerò come si realizza e vi mostrerò anche come andare ad avvitare leggermente il nostro progetto. Intanto realizziamo un cappietto iniziale e lavoriamo su un multiplo di 12 catenelle. Cosa dobbiamo fare quindi? Andiamo a misurare la nostra circonferenza del fianco e dividiamo questa misura per 2. Struttureremo quindi una catenella che sia multiplo di 12 e che sia anche lunga la metà della nostra circonferenza a fianchi. Per comodità di inquadratura, io lavorerò su campione per farvi vedere il punto. Ho realizzato quindi 24 catenelle. Nel mio progetto originale ho realizzato invece 84 catenelle che sono corrispondenti a circa 47 centimetri. Al numero di catenelle che avete realizzato ne aggiungete 3 e col filo sull'uncinetto, nella quarta dallo stesso, entrate con una maglia alta. In questo modo ne abbiamo sostanzialmente 2, la prima costituita dalle 3 catenelle che abbiamo aggiunto e la seconda dalla prima effettiva maglia alta realizzata. Proseguiamo, punto successivo, maglia alta. Arriviamo a 5 maglie alte totali, quindi ancora un'altra e siamo a 4 sempre contando come maglia appunto le 3 catenelle che abbiamo aggiunto inizialmente e 5. Ora filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo 5 maglie alte, una in ogni catenella disponibile. Lavoreremo sempre in gruppi di 5 maglie alte. A questo punto faremo il lavoro inverso. Qui abbiamo saltato 2 maglie della catenella di base, quindi 2 maglie sotto e nessuna sopra. Vedete che si è creata una sorta di punta verso il basso. Ora andiamo a creare la punta verso l'alto facendo l'esatto opposto, ovvero realizzando 2 catenelle, filo sull'uncinetto e senza saltare alcuna maglia, nella maglia successiva andiamo con il nostro gruppetto di 5 maglie alte, quindi la prima, punto successivo, seconda, filo sull'uncinetto, punto successivo, terza, quarta e quinta. Torniamo adesso a replicare la punta verso il basso, quindi dobbiamo saltare le 2 maglie in basso senza saltarne alcuna in alto. Filo sull'uncinetto, una, due, saltiamo, entriamo nella terza con una maglia alta e anche qui realizziamo altre 4 maglie in concomitanza. Ed eccoci con la quinta maglia realizzata. Vedete che il nostro progetto inizia a avere una forma un po' ondulata. Andiamo con la seconda riga e
Iniziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e replichiamo il gruppo di 5. Quindi punto su punto andiamo a realizzare altre 4 maglie alte. Ci troviamo ora a dover replicare quello che abbiamo fatto di sotto, quindi saltiamo 2 maglie sottostanti, filo sull'uncinetto, entriamo nella terza e continuiamo col secondo gruppo di 5 maglie alte. Una in ogni maglia, 2, 3, 4. Vedete che per realizzare la quinta ci troviamo in concomitanza della punta verso l'alto, dove abbiamo lo spazio delle 2 catenelle. Realizzeremo infatti la quinta di questo gruppo di maglie proprio all'interno dello spazio. Filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio, una maglia alta. Completiamo così la sequenza di 5 e replichiamo lo spazio catenella, quindi aggiungiamo 2 catenelle. E trovandoci successivamente nella stessa identica situazione, inizieremo il gruppo successivo di maglie alte sempre dallo spazio che abbiamo lavorato adesso. Quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientriamo nello spazio e realizziamo la prima di 5 maglie alte e andiamo avanti con le altre 4, punto su punto. Vedete che abbiamo replicato quello che abbiamo fatto di sotto. Lavoriamo sempre ogni riga in questo modo. Dove abbiamo il restringimento superiore, saltiamo le 2 catenelle o i 2 punti base sotto, mentre invece dove abbiamo lo spazio superiore dalle 2 catenelle, entriamo per completare la sequenza di 5, realizziamo 2 catenelle come sotto e sempre nello stesso spazio, cominciamo la seconda sequenza di 5, quindi la prima sempre nello spazio e le altre 4 appresso. Ci troviamo di nuovo nel punto dove la punta va in giù, quindi dobbiamo saltare 2 maglie. Filo sull'uncinetto, entriamo nella terza e continuiamo col nostro gruppo di 5 maglie. 1, 2, 3, 3. Vedete che ci troviamo da eseguire 2 punti ancora, ma solamente la catenella disponibile, la terza catenella. Entriamo e come fosse un aumento, ci realizziamo entrambi i punti che mancano. Ed ora eccoci con la seconda riga completata. Continuiamo con 3 catenelle, voltiamo il lavoro e replichiamo assolutamente quello che abbiamo visto finora. Quindi prima maglia alta eseguita che è sostituita dalle 3 catenelle, entriamo nel punto successivo, seconda maglia fino ad arrivare a 5, 3, 4 e 5. Ci troviamo già al punto in cui dobbiamo saltare le 2 maglie, vedete? Quindi saltiamo le 2 maglie, filo sull'uncinetto, entriamo nella terza e continuiamo con il nostro gruppo di 5 maglie, una in ogni punto, 2, 4 e troviamo già la nostra apertura, lo spazio catenella da lavorare come vi ho fatto vedere prima. Entriamo col filo sull'uncinetto nello spazio, realizziamo la quinta maglia del gruppo, 2 catenelle a replicare lo spazio sottostante, filo sull'uncinetto, rientriamo nello spazio, iniziamo la sequenza successiva di 5, 1 e andiamo avanti, 2, 3, e così via. Il motivo è molto semplice, come vedete, ve lo suggerisce la lavorazione stessa come dovete comportarvi. Ricordatevi di realizzare sempre nella terza catenella di fine riga 2 maglie alte e ricordatevi che all'inizio della riga successiva le 3 catenelle corrispondono alla prima maglia alta, per non perdervi troppo nei conti. Quando ora voleste essere ancora più precise, vi basterà controllare sempre di avere 5 maglie alte in ogni gruppo e sarete a posto. Io realizzerò un pannello lungo 47 cm ed alto inizialmente 23 cm.
centimetri. Da quei centimetri in poi andrò un pochino ad affusolare la lavorazione proprio per ottenere un effetto avvitato che vedremo tra poco. Mi sono alzata con la lavorazione per circa 23 centimetri e mezzo, che corrispondono a 18 righe. Ora io inizierò qualche riga di diminuzione perché per l'appunto voglio avvitare un pochino tutta la mia giacchina. Pertanto, sia il pannello posteriore che i due quarti anteriori ad un certo punto andranno un pochino a stringere. Vi faccio vedere la diminuzione. Prima di tutto vi informo che per calcolare il punto dal quale iniziare a diminuire, potete semplicemente stabilire quanto volete lunga dal punto vita in giù la vostra giacca, quindi dove volete che cada, oppure, come ho fatto io più semplicemente, prendete una giacchina che già avete o una maglia che abbia l'avvitatura perfetta per il vostro stile e andate a misurare semplicemente dal fondo al punto in cui inizia a stringere quanti centimetri avete. Realizzerete poi un pannello di quegli stessi centimetri e poi si inizieranno le diminuzioni. Per la diminuzione realizziamo 3 catenelle, voltiamo il lavoro e andiamo ad effettuare una diminuzione ad inizio e una a fine riga. In questo modo filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto, non chiudiamo del tutto la maglia alta, ma ne chiudiamo metà, riprendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e chiudiamo prima 2 e poi 3. In questo modo abbiamo realizzato una diminuzione. Ora proseguiamo con la lavorazione come consuetudine. Mi porto verso il penultimo punto con la maglia bassa, vedete che ho le due maglie da saltare quando va a stringere, filo sull'uncinetto, entro nella terza e continuo il mio lavoro come niente fosse fino a fine riga. Per quanto riguarda la fine della riga, invece di realizzare due maglie nella stessa catenella, ne realizzeremo semplicemente una, effettuando di fatto una diminuzione. Vedete? Ho iniziato a curvare leggermente il lavoro. Adesso, per altre due righe, procederò allo stesso modo, quindi realizzerò 3 catenelle e vado a diminuire così come vi ho fatto vedere. Maglia alta non terminata, filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva, chiudo 2 e chiudo 3. Continuo come niente fosse fino alla fine, utilizzando le ultime due maglie per effettuare una diminuzione. Continuo per 3 righe fino a trovarmi due maglie iniziali e due maglie finali per riga. Dopo aver effettuato le 3 righe di diminuzione, continueremo in maniera diritta, senza diminuire più e lavorando i punti come si presentano. Naturalmente avremo meno punti all'inizio, quindi non faranno più fede i 5 iniziali e nemmeno i 5 finali. Per il resto resterà tutto esattamente come avete visto prima. Mi raccomando, 3 righe di diminuzione e poi continuiamo dritti fino alla lunghezza che desiderate. Sono arrivata alla mia altezza, ovvero 60 centimetri. Ora vado a pareggiare il bordino rendendolo dritto. Per poterlo fare, faccio 3 catenelle, volto il lavoro e vado a riempire scalando i punti. Vi faccio vedere, vedete, sono nella parte in cui il lavoro scende e quindi vado a realizzare una maglia alta nel primo punto disponibile, una mezza maglia alta, ancora una mezza maglia alta, ancora una mezza maglia alta, quindi 3 mezze maglie alte, 4, 5. Un totale di 5 mezze maglie alte e 2 maglie basse nello spazio catenella. 5 mezze maglie alte, una maglia alta nello spazio e continuo 5 mezze maglie alte, 2 maglie basse. Nel successivo spazio, in quello delle due catenelle, noi facciamo 2
maglie basse. In quello dove le catenelle sono di sotto realizziamo una sola maglia alta, per il resto riempiamo con mezze maglie alte in modo da pareggiare il nostro motivo. Chiudiamo naturalmente con una maglia alta ed il nostro pannello posteriore è completato. Possiamo ora passare alla realizzazione del pannello anteriore, anzi del quarto anteriore. Per poterlo fare dobbiamo dimezzare questa misura, perché i quarti anteriori saranno per l'appunto della metà del pannello posteriore. Ho pensato che strutturare direttamente il primo quarto anteriore fosse il modo migliore per farvi capire che cosa sto andando a fare. Questo perché ho incontrato una piccola magagna e quindi voglio condividerla con voi qualora, per le vostre misure, doveste anche voi incappare in un piccolo impiccio. Comunque, intanto abbiamo già uno spoiler di quello che sarà il nostro quarto anteriore. Vedete, ci sono le diminuzioni solo da un lato, vedete che le ho anche marcate proprio per farvele vedere meglio, quindi nel caso del quarto anteriore andremo diritti nella parte interna e la diminuzione delle tre righe la effettueremo esclusivamente dal lato esterno. Quindi riporteremo le diminuzioni alla stessa riga del pannello posteriore, le proseguiremo per tre righe consecutive e poi proseguiremo diritti. Ovviamente per quello che riguarda invece la parte superiore andremo ad effettuare qualche piccola diminuzione, vedete che il lavoro poi va a stringere leggermente, per poter creare un piccolo scollo appena accennato. Per poter strutturare il mio quarto anteriore, e qui vado a parlare della piccola magagna ma facilmente risolvibile, io ho dovuto dimezzare naturalmente il numero delle catenelle che ho utilizzato per il pannello posteriore, che erano 84. La metà di 84 è 42 e 42 non è multiplo di 12. In questo caso ho dovuto dimezzare il multiplo e quindi ho lavorato su un multiplo di 6. Come vedete, la lavorazione non ha alcun tipo di variazione. Abbiamo solamente una piccola accortezza da tenere presente per far sì che il nostro lavoro non subisca variazioni importanti e che possa procedere in maniera corretta. Ovviamente quello che sto andando a spiegare ora vale per chi come me dovesse trovarsi a dover dimezzare il multiplo, in quanto non arriverebbe con il multiplo di 12 ad una misura giusta per se stesso, per appunto la taglia che occorre. Qualora invece doveste trovarvi comode e giuste col multiplo di 12, mantenete il multiplo di 12 e continuate tranquillamente come abbiamo spiegato per tutto il pannello posteriore, sempre con la diminuzione naturalmente solo da un lato per quello che riguarda il quarto anteriore. Continuiamo dritti, poi ovviamente ci fermeremo un pochino prima, ma lo spiegherò tra poco, per creare le diminuzioni. Ora prendiamo insieme il nostro inizio di pannello. Io ho già realizzato le mie 42 catenelle più 3, filo sull'uncinetto, entro nella quarta e in questo caso, quindi nel multiplo di 6, le 3 catenelle non mi contano come maglia alta, quindi inizio il mio conteggio dalla prima. 1, 2 e 5. Vedete che di fatto avrei 6 maglie, ma ne conto solo 5. Filo sull'uncinetto, salto le due maglie sottostanti e ora invece continuo naturalmente come consuetudine a contare le maglie come si presentano, quindi 2, 3 fino a 5 e continuo la mia riga. Qui realizzo le due catenelle, non salto nulla sotto, esattamente come abbiamo fatto per il pannello posteriore, nulla di diverso. L'ultimo gruppo di maglie, vedete, io mi trovo ora con le due catenelle, non devo saltarne alcuna di sotto e le vado a lavorare tutte. 1, 2, 3, 4, 5 e una in più, 6. Vedete che sostanzialmente la variazione unica
di questo modo di lavorare, quindi col multiplo di 6, è che sia all'inizio che alla fine, invece di 5 maglie, ce ne troviamo 6. Ma non cambia assolutamente nulla, perché la misura è la stessa, il punto è identico, quindi non abbiamo alcun tipo di variazione. Quindi chi deve per forza di cose dimezzare il multiplo semplicemente dovrà ricordare di avere 6 punti all'inizio di ogni riga e 6 punti ad ogni fine riga, nient'altro. Volevo spiegarvelo bene per non farvi confondere e vi faccio vedere adesso come procedere per la realizzazione di tutto quanto il nostro pannello anteriore, quarto anteriore. Proseguiamo la lavorazione esattamente come ho spiegato per tutto il pannello posteriore, quindi senza alcuna differenza, e arriviamo intanto dove abbiamo la diminuzione del pannello posteriore per individuare. Io adesso le ho marcate per farvele vedere meglio, per farvi capire, ma basta semplicemente accostare i due pannelli e una volta arrivati allo stesso numero di righe si mette il marker e iniziano le diminuzioni, non c'è neanche bisogno di misurare. Io l'ho apposto alla mia misura, che è a 18 righe, ovviamente in base alle spiegazioni precedenti voi andrete a regolarvi con la vostra misurazione. Procediamo per 3 righe con la diminuzione, sempre vi ricordo solo dal lato esterno, e poi continuiamo diritti fino a circa 8 cm dall'estremo margine. Vedete, mi sono fermata un po' prima per cominciare poi a fare le diminuzioni, ma queste le vedremo insieme. Intanto vi lascio lavorare e poi vediamo come procedere. Ho tirato sul pannello fino all'inizio degli aumenti, vedete, mi sono fermata una riga sotto perché mettendo il lavoro sul dritto mi trovo a dover diminuire da questo lato. Quindi ora proseguirò con un'altra riga e vi faccio vedere come vado a diminuire alla fine. Eccomi alle ultime maglie della mia riga. Io qui devo andare a effettuare una diminuzione. Dato che dovrò diminuire per svariate righe, voglio trovarmi sempre con un buon margine di almeno una maglia alta. Quindi vado semplicemente man mano a scalare tra queste maglie, non vado a diminuire sull'ultima. Ad esempio, ora ho realizzato la prima delle 6 e vado a diminuire in questo modo. Prendo le due maglie e le chiudo tutte insieme. Ho effettuato la mia prima diminuzione, continuo . Ho quindi un totale di 5 maglie. Nel mio caso, nel caso di chi invece ha continuato col multiplo di 12, le maglie una volta diminuita la prima saranno 5 naturalmente. Ora, 3 catenelle, volto il lavoro e continuo la mia diminuzione. Sulla seconda riga, vedete? Ecco come appare. Inizio a diminuire, vedete? Sono pari e inizio a diminuire. Prima riga, seconda riga, vado avanti e quindi faccio subito un'altra diminuzione. Poi proseguo come consuetudine e continuo a diminuire finché non raggiungo l'altezza dell'altro quarto anteriore, naturalmente. E poi vado ad effettuare la stessa bordatura che ho spiegato prima per quello che riguarda il pannello posteriore. Naturalmente le istruzioni per la bordatura le trovate scorrendo indietro il video, è esattamente lo stesso procedimento. Adesso dobbiamo collegare tramite la spalla il pannello posteriore al quarto anteriore. Per farlo lo facciamo combaciare esternamente per i due rovesci e iniziamo la cucitura. Vedete, io già mi sono portata leggermente avanti, ma inserite il filo. Fate combaciare precisamente i due punti e prendete le asoline interne, vedete, di entrambi i pannelli. Quindi asolina interna del pannello del quarto anteriore, asolina interna del pannello posteriore. Chiudete tutto con una maglia bassissima e poi realizzate una catenella. Proseguite in questo modo fino ad arrivare all'ultimo punto. Chiuderete naturalmente con catenella di sicurezza, taglierete il filo, ecco qua, e poi
Proseguirete nello stesso identico modo anche con l'altro quarto anteriore, facendolo sempre combaciare all'estremità esterna e poi prendendo appunto la misura con l'uncinetto senza bisogno di andare a prendere il centimetro, vi inserite nel primo punto utile e comincerete a eseguire la stessa identica operazione. Realizzate le cuciture da entrambe le parti, quindi per entrambe le spalle, ecco lo spettacolo che si presenta davanti a me. Ho il pannello posteriore e davanti appunto il mio quarto anteriore, vedete? Collegato il tutto sulla spalla, una sorta di gilet. Qui abbiamo il collo e poi l'altra parte. Andiamo a strutturare ora la manica. Io ho già messo dei marcapunti, vi lascio qua più o meno le misure indicative per le altre taglie. Per una S siamo indicativamente a 20 cm, quindi se sovrapponete i due pannelli alla giusta altezza, calcolate 20 cm, potrete tranquillamente mettere i marker come vedete qua. Altrimenti io ho calcolato dal centro dove ho la cucitura 20 cm da un lato, ho messo un marker e stesso fatto dall'altra parte. Dobbiamo realizzare adesso un pannello sempre multiplo di 12 e quindi ci agganciamo con il filo dove abbiamo uno dei marker, catenella, rientro nello stesso punto e realizzo una maglia bassa. Allora manteniamo il multiplo di 12 e realizziamo tante maglie basse quante ce ne servono per arrivare al secondo marker. Nel mio caso ne serviranno 72, farò coincidere il centro delle mie 72 maglie, quindi 36/37 maglia, con la mia cucitura, quindi centrate anche le maglie naturalmente. Realizzata la mia riga di punto basso, eseguo 3 catenelle, volto il lavoro e inizio a strutturare un pannello esattamente come quelli strutturati finora. Quindi realizzo altre 4 maglie alte, considerando le 3 catenelle come prima, filo sull'uncinetto, salto 2 maglie di base, entro nella terza, 5 maglie alte. Ora realizzo le 2 catenelle nella parte superiore, non ne salto alcuna, filo sull'uncinetto, entro, 5 maglie alte. Quindi ripeto il motivo come ho fatto per tutto il mio progetto, strutturando un nuovo pannello da marker a marker. La lunghezza della manica che io realizzerò sarà di 50 cm e realizzerò una manica dritta, quindi non effettuerò diminuzioni, aumenti, nient'altro. Quindi che cosa facciamo adesso? Proseguiamo per la lunghezza della manica che desideriamo. Io appunto mi fermerò ad un'altezza di 50 cm. Il metodo di lavorazione è il medesimo. Eccola qua la mia manica di 50 cm. Nel mio caso corrisponde a 37 righe. A questo punto dobbiamo semplicemente effettuare l'ultima cucitura che ci consentirà di assemblare correttamente il nostro capo. Quindi, sempre sul rovescio, dobbiamo accorpare un pannello all'altro, tirare una cucitura e proseguirla fino al sottomanica, vedete dove ho i marker, per poi andare avanti e concludere per tutto il lato lungo. Faremo quindi un'unica cucitura per assemblare la nostra giacchina. Prendiamo il filo di lavorazione, ci inseriamo in ognuna delle due asoline, vedete, dei nostri due pannelli, ed eccola già qui la nostra manica che prende forma. Chiudiamo tutto insieme con una maglia bassissima ed una catenella. Ora andiamo a prendere un'asolina per pannello, ovviamente sarà un po' da interpretare, ma non è così complesso. L'importante è che vi ricordiate di non tirare il lavoro e di prendere un'asolina in ogni pannello. Maglia bassissima e catenella. E andiamo avanti, un'asolina, un'altra asolina, maglia bassissima e catenella.
maglia bassissima, prendendo le due asoline e catenella. Andiamo avanti fino a completare tutta la nostra manica, arrivare al sottomanica e continuiamo fino alla fine del nostro capo. Ed eccoci con tutta la cucitura terminata. Vedete? Sono ancora sul rovescio naturalmente e vi faccio vedere che già sto assemblando la mia giacca. Voltiamo sul dritto il nostro lavoro e vedete come si presentano le cuciture una volta sul dritto. A questo punto possiamo scegliere o terminiamo il nostro lavoro e lo lasciamo così com'è, con una sorta di taglio vivo, oppure realizziamo un giro perimetrale a maglia bassa che riguardi appunto tutto il perimetro del nostro capo. Io opterò per questa seconda opzione, quindi comincerò da dove ho il filo, realizzo una maglia bassa e molto semplicemente entro in ogni punto realizzando un punto basso. Anche qui manteniamoci morbidi con la lavorazione e punto su punto andiamo a bordare con un punto basso molto semplice, vedete, la nostra lavorazione. In concomitanza delle due catenelle realizzeremo due punti bassi e poi punto su punto continuiamo per tutto il nostro perimetro, per quanto riguarda il corpo principale ed anche poi per le maniche. Un giro di punto basso dopo possiamo assolutamente dire di aver terminato il nostro progetto. Chiaramente l'indosso sarà molto più chiaro dall'immagine di copertina. Chiaro che sul piano perde sempre un pochino. Spero comunque che ti piaccia l'idea che ho voluto condividere con voi di, passatemi il termine, svecchiare un po' questo punto chevron. Ho voluto infatti abbinarlo ad un taglio molto moderno, molto giovanile, di un blazer, quindi un blazer leggermente avvitato che resti aperto. Volendo possiamo arricchirlo con una bella cintura, come infatti avrete senz'altro visto nelle fotografie, oppure possiamo indossarlo semplicemente così com'è. Ho voluto aggiungere una particolarità nelle maniche, quindi non andando ad affusolarle ci troviamo con il progetto finito una manica piuttosto ampia e traforata, che sicuramente dà ancora di più un tocco giovanile al nostro blazer. Prima di darvi appuntamento al prossimo tutorial, due parole su questa meraviglia di uncinetto. Non mi dilungherò moltissimo, ho visto che non ci sono tante recensioni online su questa meraviglia e quindi vi voglio chiedere se gradireste un video dedicato alla recensione di questo uncinetto, oppure se state bene così. Intanto posso dirvi che assolutamente lo straconsiglio e posso anche ricordarvi che me lo sono comprato da sola, quindi assolutamente non c'è nessuna collaborazione, non prendo assolutamente nulla per parlarvene. Però ecco, ho pensato che potesse essere utile perché anche io qualche tempo fa ero alla ricerca di un bel set di uncinetti che fosse professionale, volevo capire un pochino le differenze, come mi sarei trovata con un uncinetto sicuramente di altissimo livello, e quindi posso assicurarvi che vale assolutamente la spesa. Se però volete informazioni più dettagliate, magari appunto un video dedicato, fatemelo sapere sotto nei commenti. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento lunedì prossimo con il nuovo tutorial.